però voglio dire, è successa questa cosa che oggettivamente ti ha visto protagonista. Vediamola insieme. Allora, ma spero che l'abbiate presa dalla mia pagina di Instagram. L'abbiamo presa dalla pagina di Instagram. Certo, e dove se no? No, nel senso che era giusto farla vedere. No, diciamo, non è... Tu l'hai postata, noi l'abbiamo Vediamo presa. Queste altre immagini che scorgo, ma... Ecco, qui un altro personaggio evidentemente... Sono immagini, non so se avremo anche audio o no, però... Ecco, qui vediamo veramente personaggi... Quasi accorge... Questo non mi sembra che si riferisca però al Speriamo capitolio. Di no. Questo probabilmente è nei sobborghi. Esatto, no, no. E qui vediamo... C'è scritto... Sì, live footage... Qui sono immagini che dovremmo ovviamente verificare tutte. Nel frattempo i giornali americani dicono che queste scene avvengono anche in altri campidogli di stati non sai cosa stavo scrivendo al Parlamento georgiano, allora, locale, statale. Allora, in che senso? Intanto un grandissimo applauso a Greco, perché devo dire che i sobborghi è un momento bellissimo. E i campidogli in rivolta, cioè, allora... Parla tu, che cosa è successo? Beh, ma quello, chi ha visto la trasmissione sa che a un certo punto ho detto, prendete, l'ho detto proprio in onda, ai colleghi della regia, no, prendete le cose dai social, perché... Arrivavano dei video, di cui uno, quello della sparatoria, ecco, che abbiamo mostrato, cioè quelli dimostrano, a me è capitato tanti anni fa, esattamente 20 anni fa, di mostrare nel telegiornale che allora dirigevo le immagini di Piazza Limonte a Genova, no? Che fino allora si diceva era morto un giovane in circostanze che non si capiscono, eccetera, eccetera. Mostrammo quello che accadde, no? L'omicidio Giuliani, no? Io so cosa si fa in queste occasioni. Ho chiesto ai colleghi che erano in regia, non è che c'era il regista che ha fatto queste cose, ci sono dei giornalisti che selezionavano i video dai social e li mandavano. È evidente che qui è stata fatta una topica, no? È una momento cosa... esatto, allora... è quando quello spara con lanciafiamme. Forse non è buono. No, ho pensato che fosse Napoli, perché solo De Luca aveva minacciato il lanciafiamme, però... Allora, sono partiti dei meme meravigliosi. Il più bello, secondo me, è questo. Qual è? Un altro momento della diretta. Vediamo queste altre immagini. Scorgo, ma ecco qui un altro personaggio evidentemente sono immagini... un po' in basso, non so se abbiamo anche audio o no, però... ecco qui vediamo veramente personaggi. Questo non mi sembra che si riferisca però speriamo di no, questo... no, però probabilmente è nei sobborghi dei Ghostbusters. Però quello è una cosa che voglio dire, un disclaimer, non per me, perché ripeto, io trovavo in onda le cose e ne parlavo, no? Per chi ha fatto questa topica, e visto ecco. Me verrebbe da dire viva la topica, però bisogna, non si può dire, però avevamo visto fino a quel momento delle immagini a cui confronto queste forse non erano le più clamorose, cioè ripeto, quando tu vedi... C'era il vichingo. Il vichingo, le cose, ma soprattutto altre immagini... altrettanto forti e stranianti, tanto tanto stranianti, e c'è stato, te lo voglio dire, lo dico, non sono state le uniche immagini sbagliate, non se ne sono accorti, ma ne sono spuntate fuori altre. Quella di Batman? Batman era vero, ma... No, Batman era vero, ma non era vero, era un'altra manifestazione. Poi c'era stato l'abbattimento di una statua di Colombo, che era evidentemente di Black Lives Matter, ma era evidente che siccome c'era dietro il Campidoglio ha fatto un errore. Però, ripeto, avremmo mostrato 400 video, no? Certo. Poi, e questo è il bello, su cui anche voi giustamente lavorate, di questo, dell'era dei social. Tu fai una trasmissione di 7 ore sull'immortalità dell'anima, su Gesù, e poi se uno starnutisce va solo lo starnuto. Certo. Cioè, questo è quello che succede. Però questa è meritato, voglio dire. Vabbè, tant'è, diciamo, che me lo sono postato anch'io, perché esatto. Voglio ricordare che, se posso permettermi, tanti tanti anni fa, quasi 30 anni fa, era l'anniversario di una strage nazista di Cagliazzo. E bisognava fare un servizio, ero in un altro telegiornale che era appena nato,
E mi ricordo perché con Sposini poi ci facemmo delle risate che durarono giorni e non c'erano le immagini di repertorio adeguate e il giornalista, che era un po' inesperto, mise delle immagini del film Sturmtruppen. Veramente? Quella è una cosa... Poi è straniante perché tu stai parlando di una cosa serissima, grave, cioè, però... Come fai poi? Come la rimetti la maionese dentro al tubetto? Cioè è incredibile, no? Fai una cosa, non puoi che riderci sopra. Senti, per tranquillizzarci, quello che ti ha passato il video, tutto bene? Beh, lo puoi vedere, no? Sta benissimo. Paolo Giornale! No, non è vero. Sono venuto anche per dire... Fammela dire. Io ho mandato quella dei Simpson, si sono accorti che non era vera. Che non era vera, l'onestà di Paolo Giornale. No, devo dire la verità, noi ci stavamo per credere, ma avevamo visto che veniva la celata. Ecco, era per quello, mica per i Simpson. Assolutamente. Un applauso.